Nello specifico per il gol che abbiamo subito, ci sono state anche oggi un sacco di decisioni mezze e mezze, espulsione compresa, anche perché io stavo guardando Carlo, non apposta, non ha fatto niente per essere espulso. Se parlo vado in prigione stavolta, quindi è meglio che non parlo. Sotto il profilo della gara devo soltanto che ringraziare i giocatori, hanno fatto una grande partita. Il primo tempo è stato equilibrato, un po' più di predominio nella prima parte noi, un po' più loro nella prima parte del secondo tempo. Il secondo tempo secondo me la squadra ha fatto una grande gara, forse uno dei migliori che abbiamo fatto qua in casa. Non abbiamo fatto gol, ora è un periodo che non è grasso per noi, passano durante la stagione, se passano e non le perdiamo secondo me è un buon segnale, quindi vedo il bicchiere di nuovo mezzo pieno e di nuovo come fosse una vittoria quella di oggi, quindi andiamo avanti. Non so se è un caso meno il fatto che l'Arezzo è stato più pericoloso sulle conclusioni da fuori area che non quando ha avuto modo di colpire dentro l'area di rigore. Anche il gol del pari è arrivato su un'azione personale con questo tiro da fuori di Nello. Quando si trovano difese a 5, il campionato di C è pieno, non è facile trovare buchi. La partita prende di solito delle pieghe migliori quando si va in vantaggio e l'avversario è costretto a fare qualcosa di più. Oggi non ci siamo andati in vantaggio, quindi diventa sempre in equilibrio, però non ho niente da rimproverare ai ragazzi, noi dobbiamo solo che proseguire così. Ripeto, lo dissi già domenica scorsa, ci sono dei momenti della stagione dove non tutto gira sempre come vorremmo, però le prestazioni le facciamo sempre, quindi sono sereno. Ecco, abbiamo preso un gol un po' strano, no? Su una ripartenza, proprio nel momento in cui l'Arezzo stava producendo forse il forcing più importante all'inizio del secondo tempo. Sì, abbiamo preso un contropiede, il calcio ci sta, però non c'è neanche da imputare un errore particolare, sono stati bravi perché comunque davanti hanno della qualità, quindi ci può stare che ogni tanto ci mettano in difficoltà, sono venuti qua a fare la loro partita, però ripeto, sono contento di quello che abbiamo fatto. Nell'arbitraggio cosa ti ha dato più fastidio? La gestione dei cartellini, spezzettare in quel modo, che cosa? Sì, quello di Brunori, secondo me, visto che loro hanno fatto 50 falli su Persano, mi sembra un po' troppo largo, ecco, però più che altro perché qualche cartellino su qui davanti, dove noi siamo una squadra che comunque non attende, tenta di portare via il pallone, quindi un po' ci frena questo fatto qua. L'espulsione di Pelagatti secondo me è regalata. Giudicano come la beffa, perché tu hai preso gol ultimi 20 secondi. Noi abbiamo preso due traverse al primo tempo e il primo tiro per già si era avvertito un po' il pericolo sul tiro cross di Cutro, dove la voleva mettere in mezzo e poi c'è stata una traiettoria pericolosa, ma comunque è andata sulla traversa e poi il tiro sotto l'incrocio dei pali, dove noi comunque sapevamo che Cutro era sinistro e noi dovevamo portarlo verso l'esterno negli ultimi 30 secondi. Però sa di fatto che al primo tiro in porta noi prendono sempre l'incrocio e noi dobbiamo costruire 4-5 con le cove e buttarla dentro. Mancava poco per gioire, però l'unico modo che conosco io è lavorare e credere in quello che si sta facendo, perché i ragazzi, tranne la partita col Cuneo, hanno sempre disputato buonissime partite. Siamo una squadra un po' giovane, quindi l'esperienza ogni tanto fa brutti scherzi, è la mancanza di esperienza. Però ripeto, i ragazzi meritano la vittoria per quello che stanno dando sul campo. Io credo che se si gioca così e si lavora così, io credo che alla fine ci toglieremo delle soddisfazioni, perché ripeto, i ragazzi lo meritano. Santini a fine partita ha detto qualcosa all'arbitro, sembra aver protestato, alla fine non ha accontentato nemmeno a voi Santoro? No, secondo me l'espulsione c'è stata credo una manata, l'arbitro era lì a un metro, non so se Santini onestamente, perché poi sono entrato anch'io sul campo per cercare di allontanare i miei. E poi c'è stato qualcuno che ha offeso Santini, non dei ragazzi, e stavo andando a salutare anche i ragazzi, i giocatori dell'Arezzo, e fargli un in bocca al lupo. Qui c'è stata un po' di scaramuccia, ma io non so se era rivolto all'arbitro o era rivolto a qualcuno in particolare, ma non lo posso dire perché non lo so. Non lo so. Beh, l'arbitro, come in tutte le gare calde, sentite, ci sta che magari può fare qualche errore, però io ne ho visti di peggio, onestamente. Ecco, un campionato strano, ci chiediamo come mai l'Alessandria è in quella posizione di classifica, sinceramente abbiamo visto una buona squadra. Ma ve lo spiego, noi siamo partiti con 19 giocatori nuovi, è un cambio di programmazione che io ho sposato insieme alla società e insieme ai ragazzi, però 19 giocatori nuovi, assemblarli non è facile, in più abbiamo 9 over e 16 under.
che devono crescere, che stanno giocando. Noi facciamo su giocare sempre 4-5, poi chi entra è quasi sempre un under, quindi ci vuole un po' di tempo. No, a noi ci mancano 5-6 punti, i punti di oggi, i punti di Olbia, i punti col Gozzano, però credo che alla fine, per come si sta lavorando e per quello che vedono anche gli addetti ai lavori, questa è una squadra che non merita questa classifica, merita una classifica più alta, perché se viene ad Arezzo contro una squadra forte che gioca un bel calcio, se la gioca a viso aperto, se la gioca bene, significa che ci manca qualche punto, altrimenti tutte le squadre in difficoltà vengono ad Arezzo e rischiano di prendere 2-3-0, perché l'Arezzo ha tutte le carte in regola per poterlo fare.